Volevo sapere se potevi descriverci un esempio di pro comune che hai vissuto, studiato e che ti abbia colpito particolarmente. Per me i procomuni sono pervasivi, parte da sempre dell'esistente, un qualcosa che il capitale ha cercato di recintare da una parte e dall'altra cooptarli e sussumerli in vari momenti. Ma il procomune è una dimensione molto generale. Parte dal piccolo al grande. Una delle cose che mi ha colpito, io ho viaggiato in America Latina, per esempio, 10 anni fa, in viaggio lungo le Ande, ho scoperto casi notevoli, a parte della cultura amerindia, indigena, i procomuni sono la base della sussistenza, ma uno dei casi che mi ha molto gasato all'epoca era l'associazione dell'acqua che dall'Ecuador alla Bolivia erano state create durante le grandi migrazioni, beh, sono chiaramente di base campesina, ma poi sono state portate dentro le grandi città. Nel caso di Cochabamba, la guerra dell'acqua del 2000-2001 è cruciale. Lì ho scoperto, non so se sapete la storia, nel 2000 c'è stato questo tentativo di privatizzare l'acqua in Bolivia da parte del governo boliviano, concedendo tutta una serie di domande a degli consorzi internazionali multinazionali. C'è stata una grossissima rivolta. Da dove nasce questa rivolta? Nasce dal fatto che le varie comunità, sia campesine ma sia cittadine, come a Cochabamba, nei 30 anni precedenti si erano dovuti costruire da soli le condutture dell'acqua. Cioè tu hai, prendi una città come Cochabamba, la parte sud di Cochabamba non era servita dalla rete idrica pubblica. La parte nord più ricca sì, la parte sud no. Allora, la gente che migrava in Cochabamba andava nella parte sud e non vedeva l'acqua, doveva prenderla dai privati, ma arrivava dai privati e arrivava in cisterne esterne a prezzi esorbitanti rispetto all'acqua pubblica del nord e in condizioni sanitarie orribili. E allora poi si è detto, Molto ragazzi, scadente. da buoni contadini, Presidente, e questo dice tutto un discorso sull'agricoltura, da composizioni classiche, ma da buoni ex contadini, cosa fanno i contadini nei contesti tradizionali? C'è un problema, no? Lo risolvi, ti organizzi, lo risolvi insieme agli altri, lo risolvi. Visto che l'acqua pubblica non te la davano, continuavi a domandare, non te la davano, ho fatto lotto, ho detto, beh, ce la prendiamo noi, l'acqua pubblica, cioè l'acqua nostra. E si sono organizzati in associazioni di acqua, ogni quartiere aveva la sua associazione, poi confederati tra tutti i quartieri, si andavano a prendere, o si scavavano il pozzo, se c'era il pozzo, si costruivano le tubature per portarle nelle case o andavano a prenderle a chilometri di distanza dalle montagne per portarla in città. Ci costruivano le cisterne e tutto quanto. Quando è arrivata la privatizzazione dell'acqua nel 2000, qui si dice tutta l'acqua adesso è privatizzata, perfino quella che raccogli dalla pioggia. Tu sono 30 anni che lavori sulle tue cose e questi dicono adesso ti devi mettere il contatore delle multinazionali sull'acqua che ci siamo procurati noi, che continuiamo a autogestirci noi, perché Con le infrastrutture costruite da noi. costruiti da noi, ma sei fuori, cioè c'è un senso del comune. 4 mesi di lotte, scontri incredibili, inversione U da parte del governo e nuova Costituzione ed Evo Morales. Cioè, questo è stato il processo storico dei procomuni boliviani sull'acqua. Beh, non so se valgono le esperienze personali, no, ho vissuto con i miei, gli 11 anni
ai 22, 23, in quello che era forse l'unica cooperativa autogestita qui a Torino. Erano tre casermoni con 400 famiglie e per 12 anni non è esistito l'amministratore, l'impresa delle pulizie, chi si occupava delle caldaie, la manutenzione, l'impianto di riscaldamento è stato costruito in modo autonomo e autogestito. E ha funzionato fino all'89-90, poi con la caduta del muro di Berlino a livello politico sono state un po' di... Pensa ai riflessi. Esatto, cosa c'entrava con il muro di Berlino, con la cooperativa del riscaldamento lì, fammelo capire. È successo che era legato alla sinistra, questo modo di vivere, anche se era aperto a tutti, no? Però quel crack lì ha fatto sì che il PC sparisse, nascesse una sorta di scissione, quindi all'interno di questa gestione, formata un po' da tutti, sono stati dei dissidi. Questi dissidi poi hanno fatto sì che i riformisti hanno vinto e hanno privatizzato. Hanno chiamato l'amministratore, hanno messo i cancelli, hanno trasformato in una, quella che in inglese si chiama gated community, una comunità recintata. Però per 12 anni c'era un mix abbastanza eterogeneo. Qui a Torino, alla estrema periferia, vicino alle basse di Stura, Borgo Vittoria. Diciamo al limite tra Borgo Vittoria e Barriera di Milano. Quindi era un esperimento per lei e ha funzionato, tutti i problemi vari, però di quell'esperienza lì rimane un po' nel mio cuore, ma non nell'esperienza, no? Certo. È possibile. L'unica cosa che avevo capito è che l'elemento del tempo è un elemento, una relazione fondamentale che lì ha dato proprio il giro, nel senso che tutti mettevano a disposizione del proprio tempo. Tolto quello, chiami qualcun altro che lo fa per te e ti interessi. Mm-hmm. Quando metti a disposizione del tempo per qualcun altro o per te stesso, ma scendi giù, fai le pulizie quando è il tuo turno, chiacchieri con quel vicino, allora succede qualcosa, ma quando quella relazione manca, mi sembra che il tempo.